partita direi l'abbiamo messa subito sul binario giusto, insomma siamo andati subito 2-0, all'inizio del secondo tempo potevamo definitivamente chiuderla e passare magari il finale, gli ultimi 20 minuti più sereni, invece no, non siamo riusciti, c'è stato il ritorno dell'Ascoli sulla palla in attivo, però insomma il risultato non è stato mai in discussione. Mister, oggi abbiamo visto un primo tempo nel quale siete riusciti a sfruttare tutte le occasioni da gol. Siete stati cinici maggiormente rispetto al solito, soddisfatto questa cosa? Sì, abbiamo subito messo la partita, come dicevo poc'anzi, sul binario giusto, anche se non era facile, perché oggi onestamente a livello fisico abbiamo un po' capito, perché la terza partita si è fatta sentire, poi su un campo ancora una volta non all'altezza, molto lento e pieno di ciuffi d'erba, di buche, insomma sicuramente non ci agevola. E oggi si è fatta sentire un po' la fatica, per cui faccio complimenti ai ragazzi, perché vincere non era semplice. La terza partita la si paga, specialmente se sei una squadra che deve sempre comunque fare. Però abbiamo vinto, sono contento, per cui l'attimo si vede. Ecco, le scorie di Novara sono passate oppure ci sono degli strascichi a livello proprio mentale, morale? Credo, perché noi a Novara abbiamo fatto una grande partita. A Novara abbiamo fatto molto bene, anzi molto meglio a Novara, per esempio, a livello di gioco proprio, di supremazia territoriale di oggi, grande partita a Novara. Oggi secondo me abbiamo fatto meno bene rispetto a Novara, vuoi per il campo, vuoi perché non eravamo poi così brillanti come eravamo a Novara. Però il calcio è strano, a Novara fai una grande partita e vieni a casa sconfitto. Oggi non siamo stati, il risultato non è in discussione perché la vittoria dell'Atalanta c'è tutta, ci mancherebbe. Però non siamo stati belli come a Novara, però abbiamo vinto, fa parte del gioco. Cosa è mancato oggi?